Bene, allora adesso siamo qui a Mantova e faccio una piccola video lezione su come si catturano le immagini, su come si ridimensionano, su come si fa uno zip e su come queste immagini possono essere i contenuti dei nostri file. Per fare questo utilizzo, senza andare in internet, un programma per vedere il mondo che si chiama Marble. Eccolo qui, parte Marble. E è un mappamondo virtuale. Mi fa delle domande che non mi servono. Eccolo qui, questo mappamondo virtuale. Io adesso, per esempio, volessi farmi la video lezione sull'Europa nel mondo, per vedere quanto è piccola l'Europa, lascio il mappamondo e su un altro desktop, questo è il desktop 4, sotto Linux nativamente sono due, mi sembra. Apro un altro desktop e apro Writer del LibreOffice su un desktop. Quindi primo desktop c'ho Marble, secondo desktop c'ho Writer, terzo desktop. Ah, ecco, perfetto, ho finito anche la chiavetta. Apro Impress. Quindi apro tre programmi su tre desktop diversi e torno sul mappamondo, vado sul cattura immagine. È questa telecamerina qui. L'abbiamo messa subito in vista per la comodità di accesso ai servizi di cattura immagine. E quindi io adesso vado a selezionare cattura l'area. Io adesso mi catturo questa immagine. Più lento. Dopo lo rifacciamo con calma perché adesso vado avanti. Adesso io copio negli appunti della macchina questa immagine catturata. Vado su LibreOffice e semplicemente la incollo, perché questa immagine adesso è diventata un pezzo del desktop che ho incollato. Ecco, questa adesso è diventata un'immagine del mio testo e quindi dico, per esempio, argomento l'Europa e il mondo, l'Europa nel mondo, così vedo quanto è grande il mondo e quanto è grande l'Europa se voglio parlarne. Le immagini sono molto importanti, l'Europa sono molto importanti nella didattica, perché guidano il pensiero. Stessa cosa posso fare anche in Impress, programma per le presentazioni, incolla. Questi due programmi dialogano perfettamente. Io posso addirittura copiare un'immagine da qua, tagliarla da qua, metterla di là, passare avanti e indietro. Adesso torno sul mio Marble e rifaccio la stessa azione, seleziono l'area da catturare, cattura schermata e questa immagine qua, copio, potrei salvarla e anche la salvo dove? Sulla scrivania, salva, e la metto qui, così vedo il confronto dell'Europa nel mondo, quanto è piccolo e quanto è grande. Là. Adesso vado su Impress, stessa cosa. Eccola qui. Io posso catturare anche all'interno di un documento. Adesso vi faccio vedere. Cattura l'area e, per esempio, catturo l'Italia e basta. La metto sulla scrivania. Prima la copio, dopo lo salvo e poi la incollo. Eccola qui. Come vedete, il travaso di immagini prese da qualsiasi fonte, ad esempio io uso moltissimo le immagini di Amazon, quando devo fare delle piccole problemi, mi servono gli oggetti, le cose, voi scrivete un oggetto su Amazon lo trovate, quindi posso catturare immagini da qualsiasi parte. Allora, io ho catturato, usato più desktop e inserito dentro un documento. Se avessi aperto CMap potevo fare la stessa cosa. È uno strumento eccezionale perché il cattura immagini, che c'è anche dentro EasyDida, è quasi identico. Perché? Perché questo cattura immagini mi cattura non solo, adesso vi mostro le immagini statiche, ma anche le immagini dei video. Per esempio, su questo video dei vulcani, Per vulcano si intende un'apertura del. che io voglio, scusatemi, catturare un pezzo di vulcano, apro il cattura immagini e mi seleziono il vulcano.
Quindi se io voglio documentare un processo nel tempo, eroli, capito? È potentissimo questo strumento, la metamorfosi, la composizione chimica, i fenomeni fisici. Voi potete documentare in sequenza con lasciando ai ragazzi la necessità di commentare. Il catturare le immagini è potentissimo, didatticamente parlando. Adesso chiudo la registrazione.